Beh, Unicam interpreta in maniera straordinaria una funzione. Noi siamo territori fatti di tante piccole realtà che prese singolarmente sono straordinarie per bellezza e tutto, ma non con quella massa critica in grado di cogliere anche le opportunità che si presenta. Avere questo ruolo di catalizzatore, quello che mette insieme la frammentazione e aiuta e sostiene nei percorsi che permettono per esempio di partecipare a un bando europeo, determinare dei fondi, sostenere una linea di sviluppo strategica, vi dicendo, fa dell'Università di Camerino uno strumento importantissimo per il territorio e diventa il punto di congiunzione fra, chiamiamole, le opportunità che ci sono e sono importanti. Pensiamo all'ultimo bando, quello sull'articolo 20 della ricostruzione, 19 milioni per lo sviluppo di nuove imprese sul territorio, e chi vuole cogliere quelle opportunità ma ha bisogno di strumenti e di una disponibilità di un soggetto importante come l'università per permettergli di traguardare queste risorse. Quindi l'accordo molto importante, si rinnova una collaborazione, una visione del territorio che fa della capacità di mettere insieme una strategia. Ma noi siamo in gran parte quelli che stanno, certamente guardano con molto interesse, noi siamo quelli che vogliono che sempre più dentro i territori ci sia una governance condivisa. Lo abbiamo visto in tante situazioni quanto è importante trovare capacità aggregativa, lo facciamo con gli ambiti territoriali sociali, lo facciamo con tutte quelle forme che mettono insieme i territori. In questo caso specifico siamo più quelli che stanno dall'altra parte del tavolo, ovvero propongono gli strumenti, le risorse, le misure e hanno bisogno che chi sta nel territorio sia in grado di recepirlo. Quindi il nostro impegno sarà quello di continuare a erogare e a bandire risorse utili a queste strategie.